Popolo del web, incalliti cibernauti, eroici naviganti e amanti dei video brevi, mai banali e molto, molto concettuali, iQuart è il programma che fa per voi, perché non annoia, diverte qua e là e nutre la mente. È lampante infatti l'ingordigia che avete di vitamine d'arte, quelle ovviamente da prendere con il contagocce, vitamine che alimentano la fame di conoscenza e illuminano la caverna dei neuroni dormienti. Ed ora tutto per voi l'immancabile haiku megafonico in nipponico maccheronico. Ishinukotoba tojinsei no jenshukuna kangae. Ormai il nipponico è la mia seconda lingua. Ma che brava! Potrei trasferirmi a Tokyo senza problemi. Brava! Allora traduco lesta lesta per chi è meno giapponese di me. Cioè tutti. Parole di pietra e un solenne pensiero di vita. È innegabile l'haiku doc che cade ad hoc per un'opera che già di primo acchito richiede, Olga mia, il tuo eloquente intervento. Quindi, Olga cara, delucidaci e rendici facile la lettura dell'odierno gioiello. Questo lo conoscete tutti. È il giuramento degli Orazzi, realizzato da Jacques-Louis David nel 1784. E oggi parliamo di metri, perché misura 3,30 m per 4,25 m. Ci vuole proprio una parete tutta per lui. E infatti si trova in un posto enorme, al Louvre di Parigi, ovvio. Ovviamente. Jacques-Louis David, oltre che un abilissimo pittore, è anche, o meglio, è stato anche, un politico di spicco e un fervente ammiratore di Napoleone, per il quale realizza il celeberrimo ritratto a cavallo. Dove Napoleone pare alto 3 metri. E vabbè, esponente di punta del neoclassicismo di fine Settecento, ovvero di quel grande ritorno all'arte classica greca-romana che a cicli si impone nelle arti e nell'architettura. Certo, i cicli e ricicli. Certo, a partire dalla riscoperta di Vitruvio in epoca rinascimentale. E David, alla disfatta di Napoleone a Waterloo, va in esilio prima in Svizzera e poi a Bruxelles. E alla sua morte il governo francese si rifiuta di accettare la salma del povero David. Dopo tutto quello che avevano fatto per loro. E solo il cuore viene inumato nel cimitero parigino di Père Lachaise. Un capolavoro. Dove siamo stati. Monumento a cielo aperto. Esatto, accanto alla moglie deceduta pochi mesi dopo di lui. Le opere di Jacques-Louis David hanno un che di imponente, di magnifico, di volutamente teatrale che le rende parte della grande pittura, quella impegnativa, quella da leggere, quella che è certificazione del tempo. Jacques-Louis ama l'antico mondo greco-romano ed è attratto dal fascino della mitologia, però fa anche capatine nel mondo della religione. Nato in pieno periodo rococò, si converte al neoclassicismo coniugando i vari imprinti ricevuti in uno stile capace di combinare ragione e passione, estetica e morale. Oh, nell'opera magnifica che ammiriamo notiamo immediatamente che David abbandona la composizione piramidale, quella che dalla terra punta al cielo, e sceglie, preferisce il fregio, ovvero quello da leggere come la pagina di un libro. Nel dipinto è narrato il frammento clou della battaglia tra Roma e Alba Longa, una battaglia che da tempo vedeva cadere troppi giovani, e per porre fine a tale tragedia si pensò di ridurre la guerra a uno scontro tra due sole famiglie, gli Orazzi e i Curiazzi. Da Roma inviarono i tre fratelli Orazzi, mentre da Alba Longa i tre fratelli Curiazzi. Ma bravi! Nel giuramento, raffigurato nell'opera, David regala un'aria platealmente eroica agli uomini in primo piano. Al centro, tra i tre fratelli, guardate bene, abbiamo il vecchio padre autoritario, avvolto nel mantello carminio, che nella mano alzata infonde coraggio e buon auspicio all'avvenire dei tre fratelli, ovvero dei tre figli. Il patriarca tiene salde nella mano le tre spade che darà ai figli, a giuramento avvenuto, il classico o Roma o morte.
un giuramento che aveva più valore di 1000 carte bollate odierne. Ah, oggi guarda, tutte le carte bollate valgono niente, esatto. Diventano carta igienica praticamente. Abbiamo uomini forti ed eroici, ma pure donne colme di dolore per la partenza dei loro figli, donne fragili e al contempo forti, donne che accettano a malincuore le leggi del potere, donne perdenti, comunque vada, perché le due famiglie nemiche erano da tempo imparentate tra loro e ogni morto nel conflitto avrebbe potuto ricoprire il ruolo di figlio o di marito di una figlia e padre dei nipoti. Pensa che cosa. Che tragedia. L'opera è costruita con estrema ricercatezza. La mano del padre è il fulcro di tutto il quadro. Lo confermano le fughe del pavimento che lì convergono e tutti gli sguardi dei quattro uomini. Per gli uomini David adotta linee dure, rette, movimenti geometrici, freddi e calcolati, mentre per le donne impiega linee ondulate, morbide, eppure le luci hanno due particolarità completamente differenti. Per gli uomini un forte gioco di luci ed ombre, come da dettami del grande Caravaggio, e per le donne luci più tenui e avvolgenti. Ma per descrivere in ogni dettaglio l'opera del grande David, dovremmo trasformare l'haiku art in una divina commedia e vanificare così il nostro intento di rapidità e sintesi. Una telenovela. Vi invitiamo quindi a osservare il dipinto con calma, magari a rileggervi anche alcune pagine del periodo storico che vide i successi in campo artistico del nostro Jacques-Louis David e in campo politico dell'indomabile eppure un po' egocentrico appena Napoleone Bonaparte. E tornando a noi al tema del capolavoro odierno, ovvero il giuramento, non avete mai dato voi la parola a qualcuno per mantenerla eternamente? Avete pure voi giurato e poi tradito tale giuramento? Siete sempre stati fedeli alla promessa espressa o avete tradito il vostro proposito? Qualche volta, vero? Siamo umani, sbagliare è una delle nostre caratteristiche. Non tutti siamo razzi e neppure curiazzi. No. Ma ammettere un errore può aiutarci a non commetterne di più di simili. E allora confidatevi con noi e raccontateci cosa pensate del dipinto o quali giuramenti avete onorato oppure disatteso. Abbiamo buone orecchie per ascoltare tutti quanti voi. Inviate quindi una mail, ma dove? corsomappini@libero.it e raccontateci ciò che vi aggrada oppure raccontateci nulla, però rimanete con noi, non tradite ai quarto, ovvero l'arte mignon, quella che volteggia dai dipinti alle canzoni. Baci, abbracci e infilate un raggio di luce tra i neuroni dormienti e non dimenticate mai di nutrirli con le vitamine d'arte in gocce buone di Haiku Art.